Questa giornata inizia così, con noi vestiti da sci, ma non stiamo andando a sciare. Perché? Cioè, sono 50 km di vento in quota, quindi non vogliamo morire. Però moriremo lo stesso, infatti abbiamo qui Raptor dai gas. Ok, questi erano 3 litri di benzina. L'intelligenza di questa macchina prevede che se vuoi salire a bordo, le porte si aprono così. Vai a vedere, amore? Ipotizziamo che io salgo davanti, no? E inizio a chiudere la porta. Sali, amore. Sali, entra. Ok. Se quella dietro sta entrando, perché prima deve chiuderla lei. Chiudere questa, animale irrazionale. E poi la posso chiudere io. Detto questo, macchina ignorante è del caro Ian Rocca, che avete già visto nel video precedente. Se non siete iscritti al suo canale, avete fatto molto male, andate a iscrivervi ora. Questa macchina non ha un senso in nessun posto al di fuori dell'America, tranne a Livigno, perché qua la benzina quant'è che costa? Un euro al litro. In ogni caso consuma così tanto che comunque spendi più di quanto spendo io di benzina. Sì. Siamo usciti con casco d'auto, paraschiena, perché andiamo a farci male oggi. Vuoi un cane? Dai, detto che volevi il cane, eccoti il cane. Vuoi anche il cavallo, eh? Oh, con Frozen. Ma è finta Frozen? No, però quando lo togli dalla scatola poi si anima. Ah sì? Diventa anche grande e ti fa da mangiare? Sì, qua è solo d'esposizione. Poi... Mira, guarda questo. Oh. Non hai detto che volevate un bimbo? No, lei lo voleva, io no. Alberto, tu vuoi un bimbo? Ecco, se fosse di quella dimensione io ci starebbe dentro di te. Mori. Amore, sono nel paradiso. Sì? Allora ti lasciamo qua. No, ah no, guarda, hai visto la collita? Oh. Ragazzi, 30 anni. Guarda, è come Albi, con l'orecchiota. Però cerchiamo uno con il naso grande, amore. Vuoi solo farti notare che quel bambino lì, quanti ne ha? Uno, due, è meno emozionato di te. Attenzione, attenzione. E anche qua ho già vinto ancora prima di iniziare. Tutto questo dovete capire che lui è il re di Livigno, no? Tutti conoscono il grande Ian Rocca, sono abituati a vederlo fare salti mortali, backflip, triplo axel, carpiato, eh? Oggi ti rovini la reputazione andando in giro con un bob. Ma la mia speranza invece era appunto, a parte che io ho il contachilometri e tu no, quindi è già il limitatore, 260. Freno. Cioè, questa roba che abbiamo comprato ha il freno e ha lo sterzo. Sì, sì. Mamma volante, mia. Volante formula, ovviamente. Questo qua praticamente non è il freno ma è il DRS. Ok. Noi che siamo più fighi invece abbiamo preso quello a due posti, così che posso andare con la Steffi. E la Ferrari. Brava. Tutte le macchine rosse sono Ferrari, vero amore? Sì. Ok. Vedi che loro si lanciano tutti da là. Ma lì devi pagare il biglietto. Davvero? Ed è una discesina inutile e di fianco ce n'è una uguale ma gratis e molto più pericolosa. Voglio quella più pericolosa. Certo, non vedo perché dovrei pagare per fare una cosa safe quando posso farne una pericolosa gratis. Ho portato il paraschiena e il casco da auto apposta. Neanche alle Olimpiadi hanno il paraschiena. Quindi è questa. Bob blu per gli sfigati, Bob rosso per le persone serie che viaggiano in due e, attenzione, l'avevo comprato 5 anni fa, non l'ho mai usato perché aspettava il momento giusto per essere utilizzato. Questo è 5 anni, amore. Si vede nuovo, devi anche montarlo, non so come lo faccio. Adesso, amore, sei un po'... Pensavo che, sai, stava montato. Non l'ho mai usato. Sei veramente troppo con le... Noi intanto collaudiamo il tutto per vedere che non si muoia. Lo so. Allora, strutturalmente è molto integro, infatti quando giri non si piega tutto davanti. Posizione di guida comoda, fattore rischio morte 1000. È la cosa più rischiosa che ho fatto nella vita. Cioè, anche zappato e tirato per frenare. Raga, è inguidabile. Appena giro si imbarca e cado. Cioè, guarda che scendere da qua sarà una roba abbastanza... Ma dove? Da lì ti vuoi buttare giù dopo? Ma se andiamo dritti di là anziché fare la curva? Se vediamo dove arriviamo? Chi arriva più lontano? Vai. 3, 2, 1, vai! Ci metti in via. Sto iniziando a sentire la stabilità, inizio a avere un buon feeling per il mezzo. Direi che da qua può andare. 2, 1,
Maledetto! Questa cosa non ha sterzo, è ingovernabile sopra i 10 km. Cioè non è che non ha sterzo, ha sterzo on off. Cioè 90 gradi sinistra, 90 gradi destra oppure dritto. Quando chiedo frenare faccio così, no? Prova da un posto un po' più basso. Adesso le si pianterà dietro perché ha messo la pala al contrario e farà un cappottone in avanti. No, minchia, che figata! Oh, non ti metti idea. Adesso io propongo... Sì? Stessa roba ma con la curva, quindi arriviamo di qua. Ci sta. Secondo me lì è il posto peggiore, sì. Perché ci sarà uno di noi che andrà dritto e finirà in quel fosso. Sei pronto? 3, 2, 1, via! Ho cappottato. Ti ho visto esplodere. Ma non voglio investirlo. Allora mi sono lanciato. 50 euro durati 11 minuti. Io non credo che questo influirà particolarmente tanto sulla performance. Come quella volta che Vettel con la Ferrari aveva rotto l'ala, andava mezzo secondo a giro più forte. More, vuoi in aiuto? Ok. Il proprietario di questo canale, non intendendosene di macchine, non ha spiegato una cosa che è veramente fondamentale. Vai. In questa competizione. Questo canale qui sotto crea un effetto che si chiama o ground effect o effetto Venturi. Effetto suolo. Effetto suolo, esatto. È quello che risucchia praticamente il veicolo, in questo caso il Bob blu. Solo quello blu lo fa, quello rosso no. Lo risucchia verso terra per dargli molta più stabilità. Infatti, come avete visto, quando ho perso il controllo, sì, io ero piantato a terra. Io sono caduto, ma il Bob è rimasto lì piantato. In realtà, nel tuo caso, secondo me oggi c'è il contrario. Più è forte. Ti ricordi quel prototipo alemán che era decollato? Sì, la Mercedes. Quella grigia. Che è finita nel bosco. Tre volte di fila. Aspetta, sai frenare? Certo. Tieniti a me. Abbracciami qua. Lo so. Ah! Yuppie! Dai amore, vieni col monopattino adesso. No amore, è pericolosissimo. Per quello è bello. Oh! 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 Ti ho rotto una ruota. Non temete amici. Ah no, si è proprio rotta. Siamo tornati operativi. Yeppa. Ma si sente l'eco? Ah! Lo senti? Oh! Ah! Mamma! Ora che abbiamo capito come si guida, io ce la tirerei da quella discesa lì. Ok. Si va per primo. Pari. Dispari. Bim. Boom. Bam. Pari. Pari vai tu. Te. No, io ho detto dispari. Appunto, ho vinto io e quindi no, io vinco pari, che non vuol dire muoio. Che vai te. No, allora lo rifacciamo. Vabbè, vado io, dai. Freestyler che hanno paura di 2 metri di neve. Aspetta, contro fermo. YouTuber di motori impavidi. È stato toccato nell'orgoglio, si lancia prima lui? Sì. Aia. Il freestyler. Dai, hai fatto di peggio. Allora, va bene, io vado, eh. Vado davvero, eh. Però freno un po'. Siamo pronti? Vai! Vuoi provare tu? No, grazie mille. Solo io il fiatone. No, no. Questi sono stati 50 euro meglio spesi dell'anno sicuramente. Sì. Sai che lì sopra ho avuto più paura di quella volta che abbiamo saltato un posto di blocco in Venezuela? Beh, così? Così è. Da sotto non sembra quando sei sopra. Ma
Guarda la Stefi che si butta giù, guardala! Guardala! Oddio! Devi provare sto monopattino! Provalo, ti prego. È la cosa più instabile che abbia mai guidato. Ancora una volta io sono grato di essere sopravvissuto a un'esperienza forte come questa. Anch'io. Secondo me ci possiamo fermare qua, perché io ho due campionati da fare. Direi che abbiamo dato e più di così potrebbe essere un pericolo. Grazie ragazzi per aver visto questo video senza alcuna logica. Scusate, sono i primi video che faccio, l'emozione. Una logica. Iscrivetevi al canale di Ian Rocca, perché fa dei video incredibili, salta, senza fa quelle logica. Senza logica. Ciao.